Assessore, questa mattina la decisione di dimettersi, lo ha comunicato ufficialmente, quali motivi? Allora, i motivi sono sostanzialmente, sarebbero diversi i motivi, ma tutti riconducibili a un qualcosa che non riesco più in qualche modo a condividere, anche nell'impegno e nel sacrificio a cui siamo stati chiamati, cioè a dire. È dall'inizio di questa amministrazione che abbiamo dovuto fare i conti e dedicare troppe, tante energie e tempo inutile ad ambizioni politiche personali. E questo se lo trovo umanamente da un lato così in qualche modo naturale, dall'altro è nel momento in cui questo va a incidere negativamente sull'amministrazione della cosa pubblica non lo riesco più a condividere. Sino ad ora mi sono sforzato di affrontare tutti i gravissimi problemi di questa provincia insieme ai colleghi assessori che ringrazio per tutto e al Presidente che ringrazio per tutto lo sforzo sino ad ora fatto, un'attitudine al sacrificio dimostrata ampiamente. Si arriva al punto però dove ci si rende conto, o almeno io ne sono convinto, che quell'impegno che ho assunto offrendo la mia candidatura agli elettori di questa provincia e avendo ottenuto la loro fiducia, dicevo, in questo momento mi rendo conto che non riesco e non è più possibile, a fronte di questo tipo di atteggiamenti che io considero gravissimi, poter proseguire in maniera adeguata a quello che è il nostro mandato. Io mi sono candidato in quello spirito che credo dovrebbe essere sempre la guida di ciascun politico che vuole fare amministrazione, che è quella della tutela dell'interesse pubblico. Io dico questo, che sono riuscito con grande soddisfazione, l'ultima diciamo così, risultato che penso di poter dire, aver contribuito a dare a tutto il territorio provinciale, oltre a tutta l'attività svolta, se volete poi io posso anche illustrarvela con molto piacere, con molto orgoglio, è stata quella di aver trasferito l'Istituto Ruffini, la sezione staccata di Pieve di Teco dell'Istituto Ruffini, dall'attuale sede, vecchia, fatiscente, con grossissimi problemi. Sono riuscito prima a impegnare un'importante somma per riuscire in qualche modo a intervenire. Quando ho capito che quella somma comunque non sarebbe stata sufficiente a garantire agli studenti e agli alunni un qualcosa di più e di meglio rispetto a quello che oggi, quel poco che oggi hanno, mi sono impegnato con il Comune di Pieve di Teco, che ringrazio il Sindaco in particolare Alessandro Alessandri per la disponibilità che ci ha sempre dato e confermato, nel riuscire a intracciare una sede nuova e diversa. La seconda pratica però non è passata, quella di ieri sera. Lei si riferiva alla seconda pratica, quella della convenzione del Teatro Salvini di Pieve. Purtroppo il gruppo Uniti a un certo punto ha abbandonato l'aula, l'opposizione ha ritenuto che gli importi che erano previsti per questa convenzione fossero non adeguati, diciamo, alle ristrettezze economiche di questi tempi e quindi ha votato contro, ha fatto la sua parte e quindi la pratica purtroppo non è passata, potrà essere ripresentata serenamente, magari adeguando un attimo quelli che sono i profili economici. Adesso io, dal mio punto di vista, per quanto mi riguarda, è arrivata il momento di dire la parola fine. Perché? Perché vedete, c'è un principio giuridico, qui non siamo in tribunale, ci mancherebbe, ma si dice che non impedire un fatto che si ha il dovere giuridico di impedire equivale a commetterlo. Di qui non siamo in tribunale, non è un principio giuridico applicabile al caso di specie, ma io voglio assolutamente, così facendo, prendere assolutamente le distanze da questo tipo, da questo modo di far politica, che non mi appartiene, che non dovrebbe appartenere a nessuno, per il principio stesso che l'amministrazione della cosa pubblica non può se non esclusivamente tendere all'interesse pubblico, lasciando perdere tutti gli interessi politici, personali, di partito o di qualsiasi altra natura. Io a questo gioco non ci sto. Con la stessa correttezza devo dire, e l'ho anticipato anche al soggetto interessato l'altro ieri, che proprio per il rispetto che porto per le regole, per la democrazia, per i principi costituzionali, in considerazione del fatto che il Collegio Valle Arroscia ha espresso due suoi rappresentanti, uno ero io e ho fatto il primo in provincia a livello percentuale nella mia lista, stessa cosa, stesso risultato ottenuto il dottor Paolo Ceppi di Pieve,
che tanti sono divertiti a pensare e a dire che fosse un mio nemico. Mio nemico non lo è mai stato. Io non so se sono, dal suo punto di vista, suo nemico. Però, con la stessa correttezza, devo dire che auspico che la Valle Arroscia non rimanga senza un suo rappresentante e che invece lui possa essere chiamato a ricoprire un ruolo in giunta come assessore provinciale, in rappresentanza del territorio che tanto, almeno io, sono sicuro di amare e che spero che lui dimostrerà di fare altrettanto.